Ringrazio tutti per la presenza a questa occasione con la quale si saluta un segretario che lascia l'incarico e ci si stringe intorno al nuovo segretario. Facemmo la stessa cosa, molti se lo ricorderanno, 8 anni fa, quando salutammo Sergio Cofferati, la dimostrazione della serietà, della serenità con la quale si operano gli avvicendamenti al vertice della CGIL. Io credo che queste modalità siano un segno non secondario e un esempio non marginale di come si può prestare un servizio in un ruolo di grande responsabilità, la guida del più grande sindacato italiano, e poi al termine degli anni previsti per il mandato farsi da parte, favorire il rinnovamento, mettersi a disposizione in un'altra modalità, così come fanno anche molti sindacati europei. Faccio i miei auguri più forti, come ho fatto ieri e convinti, al nuovo segretario generale eletto ieri, a Susanna Camusso, per la prima volta una donna alla guida della CGIL. Per noi, voi sapete, è una grande soddisfazione questa scelta e anche la condivisione che questa scelta ha avuto nel gruppo dirigente della CGIL. Per me è il coronamento di un obiettivo che da tanto tempo mi sembrava necessario, soprattutto pensando al ruolo che le donne e le lavoratrici hanno avuto nella storia del movimento sindacale della CGIL. Pensiamo alle mondine, alle lavoratrici tessili, a cui si deve la battaglia delle 8 ore. Pensiamo alle maestre che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento portarono l'alfabeto e il futuro a milioni di bambini e ragazzi, figli di famiglie poverissime e analfabeti. Pensiamo alle donne impiegate in tutti questi decenni nei servizi di cura, verso le persone, verso i bambini, verso gli anziani. Pensiamo al contributo dato dalle donne della Resistenza alla riconquista della democrazia e della libertà. E alle tante donne deportate nei campi di concentramento. Pensiamo alle tante precarie della scuola, della ricerca, dell'università, del commercio, della sanità, alle donne che lavorano nelle cooperative, spesso in attività faticose o sfruttate nel lavoro nero irregolare, alle tante anziane pensionate sole e spesso povere. Pensiamo alle lotte per i diritti civili, per l'uguaglianza nei diritti del lavoro e nel welfare, allo sforzo per difendere la dignità della donna, del suo corpo, della sua libertà. È un segno questa scelta anche per il paese come il nostro, in cui la parità è ancora lontana dal realizzarsi e in cui le donne sono troppo residuali negli incarichi che contano e di cui, al contrario, si affermano stereotipi, immagini, simboli che offendono spesso e degradano la condizione e la dignità delle donne. Sono stati questi 8 anni molto difficili per il mondo del lavoro. Una globalizzazione senza regole spinge al ribasso diritti e salari. L'assenza di vere politiche industriali, infrastrutturali, formative, ha accompagnato un lento ma inarrestabile declino industriale del Paese. E l'assenza di una vera politica europea ha finito per indebolire un Paese come il nostro. E la crisi, purtroppo, finirà per pesare da noi più di altri Paesi, tanto più se il nuovo patto di stabilità sarà fondato sul contenimento del debito e non, come era fino a oggi, sul criterio del deficit. La disoccupazione che abbiamo è conseguenza di tutto questo e dell'assenza di qualsiasi intervento, disegno o programma da parte del governo. Mi ha molto colpito, ad esempio, che commentando il risultato elettorale ieri Obama abbia detto: la prima priorità è il lavoro, e qui ho sbagliato, bisogna ripartire dal lavoro e dall'occupazione. Stupisce nel nostro Paese come si scambino causa e effetti senza alcun fondamento. Se la Fiat non vende o vende poco, non dipende da come si lavora, ma dai modelli che si producono e dagli investimenti. Se la produttività si mantiene bassa, non dipende dalla produttività aziendale generalmente,
ma da quella bassa di sistema fatta di costi dell'energia, dei servizi, della burocrazia, dell'inefficienza dei mercati e delle infrastrutture, dallo stato della nostra ricerca e della nostra capacità di innovazione. E aggiungo, dal peso delle mafie e dalla lentezza dei processi civili. Se non si attraggono investimenti esteri è per questi motivi e non per il costo dei salari o per la flessibilità del lavoro. Se infine il Paese non cresce come gli altri principali Paesi europei è perché siamo un Paese ingessato, senza mobilità sociale, senza uguaglianza nei punti di partenza, pieno di difese corporative e di privilegi. Ed è insopportabile che proprio chi sta in basso nella scala dei redditi paghi proporzionalmente più tasse di chi sta meglio e che restiamo l'unico paese in cui parlare di tassazione del patrimonio, delle rendite finanziarie è fonte di polemica così forti quanto immotivate. Questi ultimi mesi poi sono tra i più incredibili della nostra storia, mesi e mesi in cui il governo e la maggioranza hanno pensato ad altro, litigato fino ad affogare su temi che nulla hanno a che fare con le emergenze e i problemi del Paese. Siamo, come ho detto qualche volta, un Paese allo sbando, in una deriva che ci allontana sempre di più dagli altri Paesi, siamo sempre più provinciali e sempre più irrilevanti purtroppo, e per fortuna che abbiamo al Quirinale un uomo che svolge il suo magistero con grande probità e rettitudine e vicino alle condizioni dei lavoratori. A Giorgio Napolitano che ci ha mandato un messaggio anche questa mattina, ai suoi predecessori Carlo Azeglio Ciampi e Oscar Luigi Scalfaro, il ringraziamento mio e di tutta la CGIL. Leggo anche per questo, e non credo di sbagliarmi, una reale preoccupazione e accenti veri nelle parole con cui il presidente di Confindustria ha parlato ultimamente dello stato del Paese e anche della scelta di aprire dei tavoli di lavoro tra tutte le parti sociali proposte da avanzare al governo, non mediate riservatamente come è stato fatto fino ad oggi e con il coinvolgimento pieno della CGIL, tenuta maldestramente e volutamente fuori dai confronti e dalle scelte che si sono prese, scelte non a caso discutibili e senza progetto. Se il confronto porterà risultati condivisi, dovremo riflettere tutti come riaprire il confronto sul modello contrattuale e prima ancora arrivare a un accordo in materia di democrazia e di rappresentanza sindacale. Sono stati questi, cari ospiti, cari compagni e cari compagni, anni di divisione sindacali molto pesanti. Ma non era cominciato così. Anzi, dal 2002 al 2008 avevamo ripreso a lavorare assieme, a condividere accordi e piattaforme, e sono tanti gli scioperi generali, le manifestazioni che abbiamo promosse fino a quel periodo unitariamente. Perché allora le divisioni dolorose di oggi? Dal nostro punto di vista e dal mio punto di vista, la divisione inizia in un pomeriggio del giugno del 2008, dopo una straordinaria manifestazione unitaria sulla scuola, la più grande forse mai fatta, piena di bambini, genitori, insegnanti, con un accordo che si fece nello stesso pomeriggio sui contratti pubblici. Da quel giorno una progressiva separazione alimentata e fomentata esplicitamente dal governo. Le vicende sono poi conosciute. L'accordo separato sul modello contrattuale, la divisione successiva al tavolo dei contratti dei meccanici, l'accettazione del rinvio contrattuale nei settori pubblici fino alla vicenda di Pomigliano e alla manifestazione separata di CISL e UIL sul fisco. La storia.